Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Motor Tondi. Allora, oggi siamo qua questa sera con una 50 special. Ma voi direte, hai comprato un'altra 50 special? No, è la 50 special rossa mia, che tra parentesi non è un 50. No, vabbè. Faccia un'inquadratura, saluto Nico Motologo. Sì, sì, stiamo inquadrando, c'è anche uno che si allena proprio con la guida. Deve farla potente. Allora, che brutta. Allora, parla per la tua lambretta, primo. Secondo, monta su quello che montava prima, ovvero un 102DR, un carburatore 19 dell'orto e la Proma. Cosa gli è stato fatto? Allora, sì, praticamente. Allora, abbiamo scoperto che era stata fatta su a pezzi, perché praticamente mezza roba era del pick-up, altra mezza era di altre vespe e vabbè. Gli è stato cambiato il colore, da rosso gli abbiamo messo azzurro, dopo l'abbiamo messo azzurro originale Piaggio. Sì, è l'originale Piaggio. Gli abbiamo messo, se vogliamo, il portapacchi, il tappetino, la ruota di scorta col suo sostegno e anche la fodera. E gli abbiamo messo poi i gommini nuovi, li abbiamo cambiato tutte e due. No, com'è che si chiamano? Quelle del cavalletto? Scarpette. Quel cazzo che è? E le due scritte nuove, sia Vespa che 50 Special dietro. Manopole nuove. Qua se vedete che... Sì, però fai vedere. Qua se vedete che c'è un piccolo spazio perché la manopola non sono riusciti a metterla più dentro. È il tubo che è rimasto un po' fuori. Esatto, non importa, funziona lo stesso. E le due leve. Poi l'unico problema che ha è che qua non è stata smacchiata bene la vernice, ma insomma, però... molto bella. Ascolta, basta che si vedono tanto le fai a memoria, sono quattro, non è che... Sono tutti storpi. Cosa importante è stato cambiato anche il portapacchi. Aspetta. Poi vabbè, è stato aggiunto il suo portapacchi. Che è molto bello. Che sì, è molto bello. È stato pitturato anche copriolano. Ti manca il cazzo qua, bisogna metterlo. Cosa? Questo, il gommino qua, sennò ti va qua dentro le puntine. Ah, mi è sempre mancato. Male. Aspetta, apri! Guarda che lavoro, baja! Sembra nuova. Fatta io, no, non è vero. Ah, ho fatto una burla. Ah, simpatia. E poi, cosa importantissima, è stato messo sul suo mozzo. Ah, sì, giusto. Che era tanto che lo aspettavo. Via su quel del pick up. Esatto, i ferodi del pick up e il piatto più poi tutto il resto ce l'aveva su. Motore non è stato toccato, adesso è stato dipinte, pulito, sono stati ridipinti i mozzi e la cresta anche è stata lucidata, che comunque la cresta non è quella sua, è di una Vespa più grande, penso sia quello di un ET3, ragazzi. Sì, non so di quale, ma non sono sicuro. Allora, aveva sotto ruggine, stucco messo male, e cosa aveva sotto poi? Di tutto e di più. Adesso invece fortunatamente a posto. Vabbè, anche qua avevano stuccato tutto. È vero, anche qua, perché sì, non si vedevano i punti. Qua invece ha tutto sul suo ambaradamma di roba. Faccio vedere anche dentro. Ma guarda sto qua, non bastardo. Pare serio. Puoi stare fermo o... Vediamo se si riesce a far vedere. Sì, si vede. Dell'orto SHBC 19 pari. Adesso la mettiamo in moto. Vai. Dai, piccola sgasata. Inquina molto dopo il restauro, eh? No? Inquina particolarmente tanto. Ah, perché secondo me chi ha fatto la miscela, saluto, e l'ha fatta un po' molto grassa. Può essere. Adesso andremo a farci un giro qua. Ma che bastardo, io nel mio video non posso farlo. Senza casco, perché... Siamo in proprietà pubblica. Specifichiamo che siamo in una proprietà pubblica. Devo fare il minimo partito. E non privata. E non privata, perché pubblica, in proprietà pubblica si può... In verità sarebbe chiuso al pubblico. No, in teoria no, perché ti puoi allenare con la moto. Comunque ricordiamo che in proprietà pubblica si può correre senza casco, in proprietà privata no. Ecco, basta, morta.
Vai! Mamma mamma! Frena! Frena! Un attimo che... C'è un po' di freddo. Adesso per fare il mio video però un pelo lo alziamo il minimo. C'è un po' di freddo. Giusto un po'. Mi sono io Yazame. Sì, era fredda e poi comunque era fermata 2 mesi. Comunque ragazzi, oh, veramente bella. Comunque voglio dirvi che uscirà una serie di un restauro ciao sul mio canale. Dopo lo preciserò anche nel mio video. Grazie di farmi pubblicità. Mamma mia, se arrivano i caramba è finito. Guarda. Eh no, solo 3 per. Guarda che bel capello. Ah, a proposito, è stato cambiato anche il gloss. Eh no, ma anche il start and stop automatico, come le macchine moderne. Arrivi, si ferma da sola, non serve spegnerla. Per ridurre l'usura del bottone. Infatti il minimo un volta. Boh. Bene, questo invece fa schifo. Gli ho detto a Nico Motovlog di apportare qualche modifica, tipo di mettere qua la scritta verso. Sicuramente. E adesso lui si è innamorato del portapacchi e vuole metterlo anche sulla sua lambretta. Sì, perché quello della mia lambretta è brutto. Ganiamo un portapacchi. È un portaruota. Perfetto. Commentate, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace via questa telecamera e ci vediamo. Ciao! Ha rotto il cazzo.